Ciao bellezze, bentornate sul mio canale. Oggi video dei prodotti finiti, è giunto il momento di farvi vedere quanti prodotti ho smaltito, di parlarvene in positivo o in negativo, vedremo e cominciamo subito. Allora, iniziamo, prendo il mio bustone perché è abbastanza grande, ho smaltito le salviettine detergenti della Trudy, non struccanti ma solo detergenti. Mi è piaciuto molto prima di tutto il packaging, l'ho trovato molto carino con gli orsacchiotti. Il profumo è molto delicato, li porto in borsa quando servono perché sapete che io faccio strage di queste salviettine, le porto dappertutto ma le trovo molto comode. Poi ho finito i miei dischetti Carrefour Discount, che li prendo sempre quando vado a fare la spesa. Di questi qua già ve ne ho parlato, vi ho detto che comunque sono ottimi e quindi ribadisco che non me li faccio mai mancare perché sono davvero buoni, non si sfaldano, ottimo prodotto, 89 centesimi, più che validi. Ho finito il mio struccante bifasico Fior di Magnolia da 150 ml. Questo qui, ragazze, non ha un inci, come voi ben sapete, molto verde, ma a me piace tantissimo perché mi strucca bene fino in fondo, quindi non lo faccio mai mancare nel mio assortimento di skin care perché mi piace davvero tantissimo, strucca molto bene. Quindi poi ho finito il Cien Intimate Body Wash da 500 ml, è durato una vita, quindi ora sembra sia cambiata sia la confezione che il contenuto. Io mi sono trovata molto bene sia per l'intimo che per la doccia, per lavare i capelli. È un multiuso della Cien che trovate alla Lidl, molto molto bene, mi sono trovata strabene. Se insomma dovessi ripassare alla Lidl lo ricompro perché insomma è davvero straordinario questo qui. Poi ho finito i sali detergenti Pedisal della Just, che praticamente sono sali minerali, ecco qui, molto buoni quando facciamo insomma il pediluvio, il pedicure, è straordinario come prodotto. Io lo compro tramite rappresentante, abbinata alla crema piedi, mi trovo benissimo. Il suo costo è sui 12 euro, ma comunque da 500 ml, e insomma io con i prodotti della Just mi trovo da Dio, davvero da Dio. Poi ho finito il Pedorex crema piedi relax di Dottor Schull, ecco qui, io insieme a mio marito, perché abbiamo questa abitudine di curare molto i piedi, meno male insomma, e abbiamo questa crema, è stata veramente buona, anche se è una sostanza inodore, da 75 ml, e insomma ci siamo trovati bene, insomma la ricompreremo senz'altro. Poi ho finito un altro pacco di salviettine, e questa volta è la Hydra Basic della Clinias. Questo qui naturalmente è struccanti viso, occhi e labbra, ragazze. Allora ragazze, queste qui io non le ho trovate eccessivamente imbevute, e di conseguenza 72 salviette, no alcol, però non le ho trovate per pelli normali e miste. Ma della Clinians, ragazzi, io non le ho trovate particolarmente efficaci, quindi non credo di ricomprarle perché insomma non lo so, non struccavano come dovevano, come promettevano, e quindi non mi sono piaciute particolarmente, e insomma ve le mostro perché sapete che io compro tante salviettine, come ho detto all'inizio, anche con l'altro prodotto che vi ho mostrato all'inizio della Trudy, però quelle lì non sono per il make-up ma sono solo detergenti. Queste qui invece erano salviette struccanti, occhi, labbra e viso, a me non sono piaciute. Ho finito quest'altre salviettine da insomma 40 salviettine, Valentina Makeup,
Queste qui insomma neanche sono la fine del mondo, ma le uso principalmente quando devo fare gli swatch, quando faccio i video, quando insomma devo ritoccare qualche punto più che mi serve la salviettina, però non sono adatte per struccare, ragazzi, io non riesco a trovarmici bene. Poi ho finito il CN Aquaric Peeling Detergente per il viso, questo qui mi è piaciuto tantissimo, è un altro prodotto da 150 ml che pure ricomprerò perché mi è piaciuto tanto come peeling, e sempre dalla Lidl, devo insomma riprenderlo perché è davvero ottimo, prezzo comunque abbastanza accessibile. Ho finito la maschera viso alla pesca e maracuja illuminante anti-age fantastica di Bottega Verde, che mi ha fatto sempre da 75 ml, è fantastica, ragazze, è una maschera insomma completa che ti lascia davvero, ma davvero, la pelle come fosse una pesca, morbida, vellutata, e mi è piaciuta tantissimo, da 75 ml, quindi penso di riprenderla perché insomma la uso molto spesso. Poi passiamo al make up, ho finito un prodotto di make up e vai, ho finito il fondotinta Avon, eccolo qui, finito ragazze, fondotinta Avon Flawless, che insomma questo qui da 30 ml, questo in particolare è il Natural Beige, mi sono trovata molto bene con questo fondotinta, l'ho usato quasi tutto l'inverno e devo dire che è davvero molto coprente, lo ricomprerò senz'altro appena, insomma, perché questa è una linea di Avon che è abbastanza fissa come linea, quindi esce quasi in tutte le campagne. Penso di riprenderlo molto presto, appena avrò smaltito un po' di fondotinta che ho, perché mi è piaciuto davvero tanto, fra i tanti fondotinta che ho acquistato, questo è quello che liquido, questo è quello che mi è piaciuto davvero di più, perché è molto coprente, veramente molto coprente. Poi, che cosa ho finito? Ho finito questi campioncini di crema, eccola qui, allora... Eccoli qui. Allora, ho finito questo campioncino di crema di Yves Rocher, qui, crema viso antirughe, e insomma da un campioncino non vi posso dire se il prodotto è valido oppure no, però naturalmente sapete la qualità di Yves Rocher, quindi le creme sono abbastanza buone. Ho finito questo campioncino Professional BB Cream Primer della Pupa, quindi è primer e BB Cream, e questo pure mi è piaciuto tanto, insomma davvero, essendo anche se è una BB Cream, copre molto bene e si stende molto molto bene, la durata poi è abbastanza, è una media durata, insomma, sempre se non ci tocchiamo il viso tendiamo a metterci le mani dove non dobbiamo metterle. Sto scherzando, no, vabbè, chiaramente i prodotti viso sapete che noi tendiamo sempre a toccarci, però essendo una BB cream, per essere una BB cream è anche molto coprente, quindi dura molto. Poi ho finito questi due campioncini di Nature Pomelia e Lilla, praticamente stiamo parlando di un bagno doccia addolcente e di una crema corpo avvolgente, molto belle, che ho deciso di mettere anche in questi prodotti finiti, ma avete già visto questi due prodotti nella review di Sorgente Natura, perché mi sono stati inviati da questa azienda, ma comunque io ci tenevo a farli vedere perché davvero sono ottimi, mi sono piaciuti tantissimo e quindi volevo inserirli nei prodotti finiti. Poi in ultimo ho finito una cosa che non è di make up, però ci tenevo a mostrarvela perché è molto carina ed è a tema. Allora, ho comprato tempo fa degli yogurt fruttolo. Allora, fruttolo Go, per essere esatti, della Nestlé. E quando sono andata ad aprire la confezione ho bevuto lo yogurt, praticamente, eccolo qui, fatto in questo modo.
insomma è carino, ragazzi, volevo farvelo vedere perché poi scoprirete perché ho bevuto, insomma, questo particolare era il gusto di pera. E guardate cosa c'è dietro la confezione, il rossetto, ecco qui, questo è un altro. E mi piaceva tantissimo farvi vedere questa cosa, perché ho detto che carino, lo metto sul mio canale, faccio vedere i rossetti dietro al fruttolo. E insomma, ragazze, mi piaceva questa cosa, l'ho fatta anche a farla apposta, insomma, le labbra con i rossettoni, bellissime. E vi volevo mostrare questi prodotti finiti, bevuti, buonissimi tra l'altro. Allora, io ho finito, ragazzuole, io spero di non avervi annoiato, anzi spero di esservi stata utile con questi prodotti, perché naturalmente, insomma, i prodotti finiti sono comunque una review importante, perché magari vi aiutano ad essere più precise quando volete comprare qualcosa. Vi mando un bacione, vi aspetto la prossima volta con i prodotti finiti, vi aspetto la prossima volta molto presto, vi mando un bacione. Ciao bellezze!